Ma prima di chiedere scusa bisogna guardare tutte le motivazioni della sentenza. Qua non c'è da chiedere scusa a niente. Andate a rivedere tutte le dichiarazioni e tutti i fatti che sono accaduti. È stata una soluzione con formula piena, sì, il fatto non sussiste. Ci mancherebbe altro. Fammi leggere prima la sentenza, che di alcune decine di pagine certamente, poi vi risponderemo. Ricordiamoci una cosa, in generale, non mi riferisco a nessuno. Prima della sentenza penale, di un comportamento rilevante a livello penale, ricordiamoci che c'è la morale, la moralità. Molto spesso la moralità, che dovrebbe essere la base della politica, che non si interseca con il processo penale, con una sentenza, a mio parere è peggio ancora di un reato. Però la moralità vorrebbe che quando si sono espressi giudizi durissimi contro una persona, sì, si chieda scusa, certo, nel momento in cui... Sono totalmente d'accordo con lei, innocente. Mi faccia leggere la sentenza, mi faccia vedere quelle mail, tutto quanto... è apportato alla motivazione della sentenza di primo grado, mi faccio vedere, perché oggi io... è stato assolto anche in appello. Sì, no, sto parlando anche dell'appello. Mi faccia vedere le motivazioni. Io non ho partecipato a quell'udienza, non ho letto, immagino, le centinaia di pagine di carte della magistratura, e poi esprimerò un giudizio che, ricordiamoci, non deve essere esclusivamente in punto di diritto. Non basta. In punto di diritto, io ti ho detto che le sentenze vanno rispettate, ma io devo chiedere che venga rispettata anche la moralità nella politica, e molto spesso anche dietro una soluzione con formula piena, non dico questo che sia questo il caso, possono esserci dei comportamenti. Vedete Durigone, quello che si è visto su Durigone potrebbe non avere nessun rilievo penale, ma da cittadino io dico, ma io devo essere rappresentato da uno che parla della cosa pubblica in questa maniera. Sì, in questa cosa si parla di oggetti. Lei era a Lodi nel maggio del 2016, certo, a chiedere le disposizioni preventive. Le ho dato una mano anche economica a pagare l'avvocato affinché ci si costituisse, mica l'ho denunciato io oggetti, ci si costituisse parte civile per rappresentare la cittadinanza, perché il comune che doveva costituirsi parte civile non l'ha fatto. Io più, diciamo, vicino alla gente di così non so, ragazzi.